vederlo affianco a me, particolarmente orgoglioso di aver avuto la sua attenzione in questo momento interessante e delicato. Mi passo la parola. Buongiorno a tutti, sono Renato Samuele Bassa, grazie per la cosa di dover confrontare, no? Fare sia l'associazione, sia tanto comparto, sia le persone che mi hanno coinvolto, cioè ci hanno coinvolto in questo progetto che chiaramente potrebbe essere, secondo me, da crederci, anche se siamo ancora agli allora, cortesemente silenzio per cortesia, grazie. Allora, chiaramente voglio ringraziare tutti i partecipanti a questo convegno, all'associazione, chiaramente per cui cioè quando ci fu prospettato una cosa particolare, chiaramente che siamo una struttura un po' antica, chiaramente, che si interessa di questa problematica, ma problematica diciamo in senso lato, una cosa molto importante anche, soprattutto in questa città, c'è stata un'integrazione importantissima tra la parte ospedaliera e la parte universitaria. Soprattutto in questo caso, in questo studio, in questo progetto che stiamo facendo, chiaramente c'è un'ulteriore integrazione, tanto è vero c'è il dottore Esposito, professor Esposito, che è un mio ingegnere, che questa fase diciamo, di studio è determinante, perché in effetti quello che facciamo, tanto a dire funzionale, ha bisogno di due figure importantissime, il neuroradiologo e il diciamo più ingegnere, perché nel momento in cui facciamo, vedremo che sarà come lo studio, non è solo l'immagine, non facciamo solo i fotografi noi, c'è tutto dietro, uno studio, una progettazione, un'elaborazione dei dati che ci porta a dare, soprattutto la risonanza magnetica in testa, anzi voglio sottolineare che in questo ospedale teniamo la chicca, cioè teniamo il Tesla, una risonanza magnetica in testa, che è il COP per quanto riguarda la risonanza magnetica funzionale. Io adesso voglio sapere cosa significa funzionale, per stare la tua voce, che significa funzionale. Niente, noi cerchiamo di fare degli studi specifici, cerchiamo di andare a scoprire le aree del nostro cervello che ci danno la possibilità di muovere il dito. Cioè, facciamo muovere la pasina del dito, vediamo quale area del cervello si accende, così anche per le varie patologie e in questo caso si fa la tumoria. Penso che poi sarà il modo di andare più a fondo a questa problematica, cercando sempre di essere molto chiari e molto importanti. Siamo a due mesi, siamo accusati, parliamo a volte, non ci facciamo credere. Però far capire chiaramente la cosa più importante, mi sentiremo molto molto chiari.